ci ha già presentato. Comunque ci sono un po' di brand, questo è Campegine Telestreet, Campegine costruzione, Mimmo di Reggio TV, punto net, punto Reggio.tv. Questo è ancora sempre Telestreet, che gli abbiamo già dato il nome. No, Icaro TV. Campesino. Già c'è stato due televisioni. No. Quella è in costruzione. Più in progettazione ancora. Come state messi? No, beh, poi solo in progettazione. Le vostre esperienze, anche tecnologicamente, come fare. Noi abbiamo svoltato una regia molto semplice. Mentre abbiamo un computer che 24 ore su 24 ci manda in loop una playlist che facciamo funzionare con il programma che usavamo prima, QLC, che è un software libero scaricabile dalla rete. Questo ti fa la playlist, perciò meno male, se uno c'ha tutto il palinsesto digitalizzato, il DVX, che sarebbe la cosa più comoda, riesce a fare trasmissioni molto lunghe senza nessun... No, senza nessuno sbattimento, riesce a fare i palinsesti anche in 24 ore volendo, se c'è un computer che ti dirige, che ti manda avanti, così ogni tanto ci può affidare dentro qualcosa. Guarda, faccio vedere proprio come facciamo noi. Abbiamo questo programmino. Si chiama QLC, che l'hanno inventato per Linux e poi l'hanno fatto anche per tutti gli altri sistemi. Video Live, è uno dei più funzionali, sono quasi tutti i formati che esistono, anche URL per streaming e cose del genere. È nato per filmati porno. Ah sì? No, università francese con dei ragazzi anche italiani, però hanno presentato... Ma se dopo di già si è diffuso anche per... però... Tutti i programmi si diffondono anche zitto, video. Se non c'era la pornografia, la tecnologia digitale... Ah, sono le due cose che mandano avanti, la guerra e il sesso. Sono le armi, la tecnologia delle armi, dall'altra cosa. E niente, qui si possono fare playlist molto facilmente, prendi i file, ce li butti dentro. Così ci siamo fatti praticamente la playlist. Non è l'MPV Demo, e così ti può fare una playlist che va avanti tranquillamente, uno su per giù ci può mettere le mani quando vuole, stoppando, anche noi non è che stiamo molto attenti alla pulizia della trasmissione, cioè molte volte trasmettiamo Windows mentre facciamo i passaggi e cose del genere. Tanto comunque abbiamo la scusa che trasmettiamo 24 ore. Riesce a stabilire l'orario di inizio e fine della trasmissione, non solo quando finisce uno ne inizia un altro. Cioè riesce a dire che questo programma lo voglio far partire una volta. In realtà con te le immagini non è mai venuto, non ci sia mai posto un problema, non ci sarà mai un problema. Ma tu vuoi sicurizzare più cose, tu devi poterlo fare possibile. Noi non ci siamo mai dati un palinsesto fisso né rigido, cioè non abbiamo mai fatto nessuna trasmissione, diciamo tutti i giorni alle 12 o tutti i giorni a Roma, proprio niente. Su per giù facciamo palinsesti tematici o è come ci gira. Mettiamo su. Anche comunque non si può fare. Sinceramente non lo so, no, probabilmente no. Ma il problema è che
cioè o problema di verifica del programma, dico, se esiste la possibilità di impostare, si sai quanto dura, semplicemente basta che guardi le durate dei brani. Adesso noi qui a casaccio, noi tante volte facciamo così, ma se tu fai partire il programma a un certo orario, 10 ore di trasmissione più o meno, se devi fare un calcolo dopo 8 ore dovrebbe partire l'ultimo film di 2 ore, quindi che cosa che fanno anche sui canali principali, quante volte spasano di 5-10 minuti i loro programmi, spesso a parte i telegiornali che sono regolari, io lo vedo quando sincronizzo il videoregistratore, non c'è mai l'orario preciso, sempre un po'. E niente, perciò andiamo avanti questa playlist, tranquilli tranquilli, abbiamo digitalizzato completamente tutto, c'è anche molto materiale che non abbiamo in VHS, e abbiamo quasi smesso, alcune cose abbiamo digitalizzate, altre abbiamo smesso quasi di trasmetterle perché ci viene molto comodo il computer, poi quando dobbiamo comprare, dobbiamo sapere utilizzare quel computer aggiornato, mettere il videocassettore. Comunque è una tecnologia relativamente spartana, perché adesso, tipo, adesso abbiamo comprato un portatile a un prezzo di 160 euro che ci funzionerebbe da solo per trasmettere, riesce a fare una playlist. Alla fine un computer che fa una playlist ci si spende pochissimo, perché basta un Pentium 2 e già ce la facciamo. Con Pentium 2 già ce la si fa, serve un hard disk relativamente grande, ma relativamente. Poi noi trasmettiamo tutto in DVX, perciò sono tutte cose compresse, che comunque una volta che arrivano sul segnale dell'etere e viene ripreso si ripuliscono molto, eh. Cioè la qualità... Qui comunque il vantaggio poi condividono il DVX, visto che una volta in rete uno se lo scarica a casa si può fare anche il DVX sul CD se lo guarda. No, è chiaro, cioè, come formato secondo noi è il più... C'è anche l'MPEG 4 adesso che è abbastanza utile, soprattutto per lo streaming e per il fatto che i nuovi sistemi tipo Windows XP te lo fanno vedere in diretta mentre te lo scarichi senza... Però il DVX ancora non è però libero, no, non è mai stato libero. C'è una versione libera, cioè c'è una versione, diciamo che ha un crack di Windows Media. XFeed è quella della Microsoft. No, XFeed è una source. C'è il X col punto e virgola che è tirata, diciamo, poi c'è quell'altro senza il punto e virgola che è l'X. Però comunque questo lettore, cioè questo lettore che qua le C prende per... Certo, per la condivisione è sempre meglio utilizzare dei formati popolari. Comunque popolari sì. Qui è proprio quando abbiamo montato l'antenna. Ciò ti dicevo, la nostra regia praticamente è fatta di questo computer attaccato a un mixer che in realtà neanche serve molto, perché lo utilizziamo solo se dobbiamo fare delle leggi live dove c'è già una televisione, ma in realtà è sto computer fisso che trasmette 24 ore, 24, sempre acceso. Perciò i problemi di trasmissione secondo me sono risolvibili questa cosa qua. E soprattutto dà la possibilità di trasmettere 24 ore e dà la possibilità allo spettatore di non dover aspettare mercoledì alle ore 8, giovedì alle 11 e dà, ci può mettere dentro una caterva di materiali dopo l'altro, che poi ce ne stanno tantissimi già. Noi ci appoggiamo tantissimo a NG Vision, non so se lo conoscete. Ve lo presento un attimo Vittorio. Poi intanto è scaricato, recuperato. E non avete paura di... No, vabbè, se tutto quello che scriviamo, tutto quello che mettiamo, Uno ve la posso lasciare. Prendiamo uno, dai, prendiamo uno. Si rende sui titoli. Senza copyright, Creative Commons, oppure...
intrattenimento, di piccole produzioni. Immagino se raramente trasmettiamo qualcosa con copyright o se sono cose che non si vedono più né in televisione né al cinema, perciò magari le stanno andando a scomparire. Oppure quando vogliamo fare gli sboroni abbiamo mandato Matrix Remod prima dell'anteprima, cose del genere. Abbiamo sul mandato peso. Tipo due giorni prima che uscisse in Italia, ancora un giorno dopo usciva in America, però già era scaricabile da Wikimedia. Dato il porno pesante da solo, non arrivo da Printime. Ogni tanto il problema della playlist è che se ti fai male i calcoli mandi delle cose verso l'ora di pranzo che non sarebbe il caso di mandare. Gli unici problemi che porta la persona. Noi maggiormente per i materiali ci appoggiamo a Engine Vision, che in realtà è solo la famosa scoperta dell'acqua calda, è solo un archivio di video in compressi, video di movimento di vario genere, comunque fuori dai circuiti commerciali. E tutti i video che sono lì sono protetti da Creative Commons, che è una specie di copyright che si vuole far passare, dove l'opera tu puoi utilizzarla e farla vedere e dare la possibilità di trasmetterla anche senza pagare la SIAE, però dopo non a fini commerciali. Comunque qualcuno, se viene utilizzata a fini commerciali, paga. Ci sono è una cosa spiega meglio, sì, infatti è una cosa un attimino più complessa, comunque un attimo Energy Vision, vabbè, un pochino di più che sono intanto diverse macchine condivise e messe in comune per dare la possibilità di non sovraccaricarne una. Quindi abbiamo trovato sponda anche negli Stati Uniti, anche in Inghilterra, gente che ci ha dato disponibilità di disco e di macchina. È partito da qui, nasce a Bologna. Nasce dopo Genova con i primi video di Genova e lì che bisognava mandarli fuori, allora avendolo fatto per quel video lì, in particolare quello di Demedia, dopo si è pensato bene che poteva essere un ottimo sistema per distribuire materiale. Allora abbiamo iniziato a costruire un sistema razionale per l'acquisizione da una parte, c'è questa parte importante che non è un sistema di diffusione e distribuzione e basta, è un sistema anche di acquisizione. Per cui chiunque di voi che ha fatto materiale l'ha compresso lo può mandare su e nel giro di, in questo momento di qualche settimana, potrebbe andare su anche dopo poche ore, di qualche settimana, perché ce ne sono più di 60 in coda, non vogliamo mandarne troppi per evitare che non vengano fruiti, mandiamo su uno al giorno per scelta politica proprio, uno al giorno, uno ogni due giorni, di modo che rimangano in homepage per un po', possono passare per le liste. Allora noi chiediamo a chi manda sui video di aderire alla licenza Creative Commons. Ora, licenza non è un'unica licenza Creative Commons, ma è una serie di una decina di possibili licenze che cambiano tra di loro variandone alcune caratteristiche. Per esempio, io posso rilasciare i miei materiali con l'obbligo di citazione dell'autore, oppure no. Già due diversi aspetti della Creative Commons. Posso, ho un po' di materiale, poi si trova anche sul sito un documento. Conosci Indie Media? Indie Media. Tutta una brutta banda. Tempo fa, quindi mi ricordo che c'era una questione tipo 100 diritti. Creative Commons ti dà questa possibilità, cioè nel senso che tu puoi rilasciare attraverso quel mezzo gratuitamente per fini non di lucro e contemporaneamente puoi vendere il prodotto, ovviamente tenendo conto che contemporaneamente lo stai rilasciando gratis, però puoi vendere una televisione privata. Cioè Creative Commons ha una grandissima valenza in questo, che non è assolutamente, cioè non è come l'open source per cui è comunque aperto, tu puoi anche stabilire di vendere da una parte e rilasciare gratuitamente. Ed è un tipo di licenza che nasce sull'esigenza di coprire le produzioni creative, dicevo me stesso. Quindi per video, per fotografie, per scritti non ci si trovava forse abbastanza bene con copyleft o con altre soluzioni di licenza.
licenza più adatta al software, e quindi è stato studiato proprio Stati Uniti e Inghilterra, su quelli che hanno veramente qualche diritto a conoscere la da questo punto di vista più avanzato ovviamente del nostro. Ha iniziato a studiare in Italia, è stata rilasciata recentemente la release 2 ufficiale del Creative Commons, che prevede implicito, dovrebbe essere implicita la citazione dell'autore. Se tu non vuoi che venga citato l'autore, la togli, però diciamo che di default c'è la citazione dell'autore e quindi è attribuito. Poi c'è share alike for non commercial uso, cioè massima disponibilità per qualsiasi uso non commerciale. Ci sono anche aspetti della licenza che consentono di prendere e fare a pezzi il lavoro e rimontarlo, come si fa con la musica per i DJ. Ora tutto questo è importantissimo, perché noi, finché siamo piccolini, è stretto, ok, finché non ci saltano sulla groppa ancora, però quella che si combatte, una grossa battaglia, è contro il copyright, contro i brevetti, contro tutto questo, e si parte in maniera costruttiva, cioè dando un'alternativa, facendo capire che c'è possibilità, non è che c'è copyright e se no non viene tutelato l'autore, se no lo stesso potrebbe valere per un brevetto altro, no, si dice guardate che si può ed è anche estremamente tutelante per l'autore e non per la major, cioè, se io lo posso vendere per i fatti miei, non sto a proteggere gli interessi di una grande multinazionale, si può fare e sta compiendo sempre di vista, diventando sempre più concreta questa cosa. Tra l'altro secondo me è molto importante pure perché dà accesso a strumenti di protezione anche a soggetti che altrimenti non potrebbero mai entrare nel circuito musicale. Già solo pagare la SIA e... Oltretutto iscriversi, le sai fare le cose che intendi, i gruppi, no, cioè secondo me tra l'altro il lavoro serve in una prospettiva lunga, costringe la SIAE a adottare certi tipi di licenze, perché la SIAE dagli artisti è vista come l'INPS dagli operai, cioè io ho toccato con mano, ho avuto discussioni con musicisti e altri che lo dicono, ma tu perché critichi la nostra SIAE che ci paga la pensione della vecchiaia quando noi non ci sogniamo di criticare il tuo inizio, c'è una bella differenza, ma c'è una differenza percepita dal consumatore, ma il lavoratore dello spettacolo nel circuito classico la vive così. Vabbè, è per questo che però 60 cantanti hanno firmato adesso State Libera contro se cominciano a spostare l'attenzione su di poi alla fine la via di mezzo comincerà a modificare il modo, non è una consea, perché io la posso scrivere la SIA e non la contrapposta, la via di è giustamente la via di mezzo, dà la scelta che cioè, quella è una cosa che non sapevo, che la SIA è cioè, poi un artista famoso, giustamente, per la SIA, occhio, perché a differenza dell'Inps, la SIA ha le caste, cioè uno come Lucio Dalla, che viene una serata di soldi in più di piccoli, anche se in realtà avrebbero diritto a valere più, ma c'è una distribuzione dei proventi, una fetta enorme va a mantenere il gradazzo della SIA, magari gente che non fa più un cazzo. Hai seguito la linea tra Cortiana e un cominciano a venire fuori nuovi metodi di comunicazione, tra cui questi delle di strada, tra cui quelli di strutture, eccetera, eccetera. I vecchi le roccaforti si oppongono perché si vedono sfuggire il potere. Sì, non hanno più il controllo, sfugge sotto. La lotta che sta facendo il Cortiano, discorso è, non possono questa scusa fermare le tecnologie e fermare i vinili. Certo. Sarebbe stato come bloccare il CD perché sennò ne soffriva l'industria del vinile. Tutto. È questo che stanno cercando di dire. La multinazionale, ma non facciamo più profitti, cazzi posso. Allora, io devo per forza mantenere un qualcosa di antico, obsoleto, inutile, camion di plastica che si sposta, allora, cambiamo la legge, cambiamo la musica. Quello stato di cose dovrebbe essere proprio questo fatto di portare più gente possibile a utilizzare la via del mondo. Beh, già appena fai parte di Energy Vision, lo devi usare.
c'è qualcosa che vede alla fine. Ci sono siti importanti come per esempio Punto Informatico, è passato tutto sotto Creative Commons. Wuming, ne abbiamo parlato proprio su Bolognese, ci conosciamo, hanno passato tutti i loro materiali sotto Creative Commons, anche i loro romanzi. Escono, prima uscivano sotto copyleft, adesso vanno fuori sotto Creative Commons. Anche perché è meglio definire un po' più chiaramente, insomma, cioè, quando si applicava un tipo di tutela che era per il software, sugli iscritti veniva un po' strana la cosa, insomma, dire, cioè, puoi prenderlo, poi il romanzo lo puoi ricostruire. In realtà vincono anche questo, però diciamo che era difficile. Era un metodo di lavoro, è un'altra cosa. Però invece le Creative Commons. Comunque invece per tornare su NGV, sul sistema, come dicevo, è intanto pensato e studiato per realizzare una condivisione di risorse, perché è anche un principio di partecipazione, per cui allora da una parte intanto chi ci lavora dietro, diciamo tecnicamente, gente che viene da media, da autistici, viene dal circuito degli art club, da ICN, da quindi già su questo c'è una condivisione di conoscenze. Poi c'è la condivisione di macchine, per cui come vi dicevo ce ne sono una in America, una in Inghilterra, ce ne sono tre o quattro in Italia, e queste sono le macchine principali che fanno da server FTP, dove c'è tutto il pacchetto di 350 quelli già pubblicati, altri 50-60, quindi siamo già intorno ai 400 video disponibili in linea. Ognuno dei server ha tutti i 400 video, anche perché una volta poteva essere chissà che cosa, oggi occupano 40 giga, vai a comprare un computer monta 120 giga, quindi oggi viene da ridere, sappiamo già che non avremo grandi problemi di spazio in avanti, perché man mano che aumenteremo il numero di video, oppure che li faremo anche un pochino più grandi per avere una qualità migliore, contemporaneamente ci saranno gli screen più grandi. L'altro giorno in negozio ho visto un disco esterno da 1 terabyte, costava 900 euro magari, però insomma l'ho visto, prima non c'era, non c'è. Infatti il problema sulla banda è la banda, e qui il problema della banda lo abbiamo affrontato con, intanto distribuendo su più server, e poi l'altra strada fin dall'inizio, che magari all'inizio abbiamo avuto più difficoltà, però adesso stiamo ingranando meglio, utilizziamo i circuiti del peer-to-peer, per cui adesso ogni video è scaricabile anche con un client di BitTorrent, che è uno dei peer-to-peer più intelligenti, perché non carica sui server, ma sfrutta praticamente i dati di transito degli utenti. Cioè, quando uno inizia a scaricare, viene intercettato il suo flusso, viene duplicato, e quindi non viene impegnato il server, ma si sfrutta il flusso dei dati. Allora, forse è un po' complicato questo spiegare, però fidatevi, è uno dei sistemi più furbi e intelligenti. Contemporaneamente però vorremmo introdurre anche i codici di Emul. Emul è uno dei più diffusi, io uso sempre quello per esempio, ma so che sono grandi comunità molto numerose che usano questo tipo di client. Forse qualcuno non sa cos'è il P2P. No, perché mi vuole se voi fate una ricerca per NGV trattino basso su WinMX, su Emul, vedrete che ritroverete quasi tutti ormai i titoli. O comunque ne trovate tante decine. E anche in decine di poco, perché c'è diversa gente che inizia a condividere. E quindi questo è quello che c'è. Come ci è arrivato? Allora, tanta roba l'abbiamo presa da videocassette, da autoproduzioni direttamente, altre cose sono state spedite, sempre videocassette o no. Facciamo anche un lavoro di ricerca all'indietro, andiamo a cercare nei centri di documentazione materiali antichi, vecchi, di 10-15 anni fa, di quando si iniziava con le telecamere, magari anche con la spalla, comunque VHS, eccetera, a fare riprese. Infatti abbiamo materiali autoprodotti, anni 90, roba della pandemia, eccetera, eccetera. E anche materiali più vecchi, sono andati anche nelle associazioni partigiane a vedere se e vengono fuori delle cose importanti che col tempo andrebbero a sparire, che invece si possono conservare digitalizzandoli e facendoli girare. Nel momento in cui più persone hanno copie di questi materiali, diminuisce il rischio di perdere questa roba. Avendo poi un sistema organizzato con un archivio consultabile, con delle chiavi di ricerca, noi dividiamo tutto per categorie. I video possono appartenere anche più di una categoria, per esempio c'è materiale di appartiene alla categoria memoria storica, quello che ha più di 10 anni, per capirci, però contemporaneamente appartiene anche alla categoria dell'antifascismo, e quindi trovi questioni di partigiani o altro, questioni di genere, questioni di ambientali, produzioni dirette delle telestreet che riguardano le telestreet, ci sono c'è proprio la categoria telestreet. Una ventina di video prodotti da telestreet, ecco, le telestreet sono un altro dei canali di ingresso dei materiali. In questo periodo, in queste ultime settimane, per esempio i napoletani di InsuTV stanno mandando degli ottimi materiali,
ovviamente te le immagini, Orfeo, Isola, Isola, Out, insomma in tutto sono circa una decina di televisioni. Candide. Di telescritta hanno mandato materiali finora. Candide è l'autore più. Candide è quello che ne ha di più, anche se non è una telescritta, però è un gruppo di produzione, ecco, poi anche gruppi di produzione ovviamente. Candida in realtà aveva fatto telescritte prima di tutti, esempi di... Sì, però non è che c'ha un'antenna vera e propria. No, però aveva fatto TV di quartiere affrontandosi a TV... Teleante, anzi TV. No, no. A tele salute, sì, era una cosa del genere. Però facevano un'ora a settimana. Che rapporto si sta con Jacopo fuori? Non direi, allora, alcuni di noi... Penso a Broglio. Siamo stati in... Non vuol televisione. Sì, il computer va, funziona, sì. No, se state facendo qualcosa. No. Avevamo fatto l'esperienza di Nuovo Rocky, doveva essere la satellitare, e lì c'erano tutti i contatti anche con la gruppo eccetera che facevano sì, tanti. E poi c'era di mezzo Giulio Chiesa, la Castellina, eccetera, eccetera. Ma sono... però non giravano le loro cassette, ma diciamo che non c'era un rapporto organico, cioè, anche perché comunque sono esperienze estremamente impegnative, queste qui delle TV satellitari, perché era un casino di energia, di risorse, di quattrini. Che altro il sistema è quello del mainstream, perciò quelli a World TV sono riusciti a fare quel salto in più per dire non faccio una televisione mainstream, perché ancora non c'era stata molta sperimentazione sulle telestritte, perciò era diventato alla fine un canale di informazione. Lineare, pulito, con una bella regia, belle immagini, grandi macchinari, però non ha resistito. Perché ci devono stare dietro tutta una serie di professionisti che si danno a fare lo stesso lavoro. Cioè, rischiano di sfumare per i motivi opposti tra di voi, cioè o troppo investimento e troppo poco investimento. No, ma le telestritte non possono sopravvivere da sole, sono ridicole. Cioè, infatti non è che può. Il problema non è che possano non sopravvivere, è che rimarrebbero un oggettino hobbistico. Ma no, in quel modo possono sopravvivere anche a 100.000 anni. No, ma non potresti, sì, perché non puoi produrre sufficienza da riempire un palinsesto. Capisci? Una TV di quartiere, per quanta buona volontà, cioè fare video non è come scrivere un volantino o... aspettati da altri come te che girino materiali. Allora noi per definizione dobbiamo essere reticolari, il contrario di una TV satellitare che invece, o di una TV centralizzata, una TV nazionale, cosa, o meglio, anche Nuovo Televisione è morta proprio per non aver capito questo, secondo me queste satellitari. Allora, chi ha fatto la fortuna con le TV in Italia aveva dei grandi serbatoi di materiali, tipo Berlusconi, tipo Cecchi Gori, che aveva la possibilità, erano centinaia di film, ed è stata quella la possibilità per loro di fare televisione. Il problema qui è dei contenuti. Io dunque mi ricordo che chi was vengo da Roma. Infatti si sentiva un po'. Esistevano le varie GBR, le varie sì. TV locali. Berlusconi non ha fatto altro che fare prodotti che manca qua, insomma. Cioè, non ha fatto altro che fare la ponte, poi cose che poi ha sperimentato un po' tecnologico, cioè ha fatto il franchising alla fine. No? E sì. Quindi che ha fatto? Ha raccolto i soldi dalle varie emittenti, con quei soldi ci ha fatto sei nomi. Ha comprato Dallas. Questa è la storia distinta. Ha comprato con Diana De Cipro. Ha comprato Dallas. Uccelli di Roma, però con i dati di soldi ha lasciato in giro. Sì, però in giro, insomma. Però vabbè, lui c'era pure quello di comprare perché poteva fare pubblicità in network, che sono un altro giro dei soldi. Ma è tutto lì, discorso. Cioè, le telestritte prese da sole fanno niente, diciamo. Ma quello non è. Perlomeno fanno quello per cui sono nate. Messe insieme già hanno una forza di. O potrebbero avere un impatto notevole. Si è pensato spesso di fare trasmissioni in network in tutta Italia e era un po' anche successo, tipo è successo un po' con Italia 2 ultimamente perché abbiamo fatto la diretta per un giorno e mezzo in streaming. Perciò chi delle telestritte aveva la banda larga l'ha ritrasmessa diversa. In quel momento si è fatto network.
Però secondo me si fa network anche nello stesso momento in cui tu mi dai il tuo video, io ti do il tuo video, anche se non è lo stesso orario, anche se non è lo stesso orario, non è lo stesso giorno in cui... E del resto non ci siamo, però Berlusconi non è che ce l'ha avuto subito la diretta, ce l'ha avuto qualcuno. No, ma anche con gli stessi orari, per gli stessi materiali. Portavano in macchina. Anche perché... Sì, c'era il corriere, portavano il telegiornale. In questa maniera si creano comunque, come si chiama? Oltre alle sinergie, si allarga la, come si può dire? No, no, il contrario. Mi viene la regia, comunque le persone che... tutto l'organizzazione, comunque sui materiali poi anche adesso personalmente ci lavoro sopra quotidianamente sull'abuso dei materiali. La cosa che dicevano anche Terra, questo è stato fatto, insomma, si vede anche un alzarsi della qualità dei materiali che entrano dentro. Allora, noi abbiamo iniziato circa 3 anni fa, i materiali autoprodotti, veramente, diciamo che anche fiction, eccetera, sono invece cose che sono arrivate più recentemente, no? Però sia sul livello della capacità tecnica, della compressione, di vedere anche l'immagine di uno schema schifezza che ti viene dentro, eccetera, quindi anche calibrare il peso del file rispetto, ovviamente il peso del file diventa un problema per chi scarica, eccetera. Molti si stanno affinando e stanno migliorando in questo, però ancora più importante si stanno affinando le tecniche di produzione, quelle creative, ripresa, un po' di sceneggiatura, montaggio, realizzazione di fiction. Mentre prima c'era semplicemente l'informazione, il minutaggio della manifestazione, le bandiere, eccetera, eccetera. Ma adesso invece la gente comincia a fare anche persino le sitcom, ce ne sono già due che ci stanno girando. Una che abbiamo già trasmesso, non è vero, che abbiamo già distribuito quasi tutte, sono 8 puntate, le ultime due devono andare su, l'hanno fatta a Mestre, è una sorta di commedia di fantascienza. La vita d'eroi, non è mai guardata nessuno, c'è la cassetta. E invece che guardate, avete le cassette? Sì. Ma ancora meglio la nuova sitcom. No, sitcom che hanno fatto Bolognese, quelle sono 5 ore, sono 40 puntate. Ed è una cosa truccida quella. La sitcom seria, con la sigla e il riassuntino prima. Cioè, 40 puntate adesso ci stanno, cioè, lì c'è un discorso sul basso costo, la scenografia a basso costo, gli attori non... Tra i scene delle intervista al Varo Vitale, abbiamo un po' l'etica del trash comunque, no, più che altro è che fa il basso costo, ma il trash sì, è qui con i miti del trash, i miti che nelle nostre, alcune nostre produzioni possono avere. Poi entrano anche cose che si provano a cortare il silenziato, si ricicla tutto. Poi belle cose, anche soddisfazioni, sono arrivate adesso per esempio 6 cortometraggi cubani da Cuba, perché qualcuno è andato a fare le ferie là ha avuto... qualcuno è andato a fare la tesi là sul cinema cubano. I primi indipendenti cubani che sono usciti da Cuba praticamente. Prima ho andato su l'altro giorno, ne arriveranno altri 5, sono veramente molto carini, infatti anche professionalmente fatti bene. Uno è ripreso perché pensate, l'autore non ha potuto prendersi la copia, ha fatto la ripresa da una proiezione da pellicola su schermo con telecamera e è riuscito poi a portarla in questo modo. Non c'è niente di dissidente in questo qua, sono semplicemente materiali autoprodotti. Qualcuno ha creato qualche problema, non più magari per questioni di stile o di montaggio, però sono... cominciamo a essere nella dimensione del problema di che cosa pubblicare, cioè alcune cose pubblicarle o no, seconda anche di questo qua praticamente non è molto bello, è un po' schifo, perché arrivano dentro molti materiali direttamente dalla serie. C'è sempre più gente che pubblica direttamente.
e purtroppo non tutti pubblicano cose. Infatti si pensava a meccanismi di rating. Ma era che quella maggior sterline smetteva 8:30 Ma comunque il materiale è tantissimo, noi penso che trasmettiamo da ormai 1 anno e mezzo avremo penso 20% del MGB nel nostro archivio. E andiamo avanti da 1 anno e mezzo anche insieme a tutti gli altri materiali che su MGB non ci stanno. Comunque si riesce ad andare avanti. Domande sulle tecnologie da usare in regia, le svolte. Già questa del computer che fa la playlist è una svolta incredibile. I vostri telespettatori li potranno vedere 24 ore su 24, senza guardare orari né niente. Stiamo lì come un canale qualsiasi. So che si nota, decisamente si nota quando arriva la telestreet, perché il segnale è strano. Ciò fa curiosità già quello. Senti, le riprese live, vabbè, poi lì le produzioni a discrezione della televisione. Noi bene o male siamo un contenitore che rimanda, cioè non funzioniamo più da snodo. Massimo ci porta le sue cose, scarichiamo l'altro. No, regia live l'abbiamo fatta soprattutto quando ci sta. Beh, noi stiamo nello spazio, noi siamo nel centro sociale, perciò prendiamo, c'è concerto. Però dirette vere e proprie, trasmissioni live, dirette vere e proprie sono molto simpatiche. È un po' difficile, dovreste avere dei trasmettitori. Abbiamo fatto delle trasmissioni. No, ma trasmissioni in diretta da studio, sì. Con il Indimedia aperto. Dopo il G8 ci fu ai piani, abbiamo fatto una trasmissione te in media aperta, fuori, con le telecamere in streaming, radio, non è così, però davvero una trasmissione di ci sono dei transponder che coprono fino a un chilometro. Trasmetto con la rivista, quindi vedi che al limite al quartiere quando c'è dentro. Conoscete realtà di paese? Sì, allora secondo me. Perché secondo me cambia la cosa. Paesi, perché allora, ti conosci di più. Sì, perché siccome noi siamo in realtà di paese, proprio 4.000 di paese. Il paese può avere una cosa. Per me sia una cosa molto positiva, che potrebbe essere anche un'esperienza rischiosa dal punto di vista. Però secondo me si può instaurare un certo tipo di rapporto proprio delle telestrette, la telestrette. Beh, se fare con un certo criterio, chiaramente, è logico che si dice tutto, c'è la televisione di Gaeta che da quando ha aperto, almeno da quanto dicono loro, ma ci credo benissimo, guardano tutti Telemonte Orlando a Gaeta, che sarebbe... Infatti perché mi sembra che a livello di paese possa essere quella la volta. Più che altro perché se ne parla molto di più, perciò poi bisogna contare anche che in alcuni piccoli paesi non è che arrivano molte televisioni. Proprio il segnale, in alcune parti, da voi non so, poi tipo a Gaeta non arrivano moltissimo. Parlavamo prima. Però comunque lei gira sulla bocca della gente. Infatti quello comunità. Il fatto del vedersi anche. Sì, una volta hai ripreso il bar del centro, queste cose. Parla. Però ci sono del fatto delle antennine da installare perché non si prende. Allora, quella cosa lì dipende prima di tutto da che trasmettitore avete voi e come pensate di intraprendere la trasmissione. Cioè avete il trasmettitore? Adesso infatti sono tutte informazioni che prendiamo. Allora, le antennine apposta le avevano utilizzate a Taz TV che prendono solo un canale, le avevano fatte loro, quelli prendono solo il canale loro. Però l'avevano fatte loro, l'avevano dato proprio casa per casa, anche Adornox TV. Adornox TV è sempre di... io un costo che non ho messo. No, ma lui diceva, scusa, generale che portatili, cioè non utilizzare impianti centralizzati di casa, che spesso filtri, spesso generato dalla sua tecnologia. Oddio, lì dipende da dove tu dipende dalla portata, dalla potenza del trasmettitore. Dipende da dove sono dirette le antenne di ricevimento delle case. Sì. Questione dei coni d'ombra, dai filtri che ci sono. Tipo noi stiamo messi molto bene perché stiamo in un posto molto molto alto dove prendiamo un
gran pezzo di antenne. Ci antenne noi due antenne abbiamo che trasmettono in mono monodirezionali. Sì, stanno su per giù messe così, perciò hanno un cono metti di 270 gradi, una cosa del genere. E abbiamo 1,5 km di raggio. No, infatti stiamo anche più di alto. Sono a circa comunque guardate da. Vedo un po' disturbato, ma vedo giusto di film. Come fate a sapere se vi vedo? C'è lui. No, però è un problema effettivamente. È un problema perché non l'abbiamo mai affrontato su. In realtà se voi magari sapete una grande città, cioè, un po' per scontato, in realtà sarebbe un paese vivo, ma non si fa molto prima, cioè, no, penso che dovete telefonare rapidamente, vabbè, il giorno dopo lo si sa in un paese che noi stiamo in un quartiere molto così, perciò molto universitario, è difficile attaccarsi un po', infatti non è che siamo molto local, in realtà non siamo neanche molto furbi, perché cosa dovremmo fare un po' questo lavoro qui. E poi c'è una cosa, noi trasmettiamo sul canale 71 e 71 è abbastanza libero dal punto di vista, quindi effettivamente... No, è libero in tutti i no, certo, sì, ma non c'è rischio di sconfinamento, non c'è rischio di copertura, perché se vai su un cono d'ombra magari c'è il ritorno del... invece questo è tranquillo. Però non lo prendono tutte le TV, questo è un piccolo e non trascurabile problema. Io a casa mia un Grundig e un altro Sdozzo che è... economici, penso quello economico lo prende, un MIVA, il MIVA lo prende e perché era un canale militare, alcuni televisori hanno proprio lo segano, altri lo prendono, penso che dipende dalla nazionalità del televisore, da dove l'hanno prodotto, comunque sono canali completamente vuoti, ma lì ci vai tranquillo, non in, in teleimmagine abbiamo tre televisori, lo prendono tutti e tre, no? Sì, quelli più vecchi, UHF 71, UHF, è l'ultimo canale vediamo. Noi abbiamo un canale di terza banda, anche lì ci ha detto sono di Parma. Un UHF. UHF è la terza banda, il canale 17, il gruppo di Sudova. Noi 19, il UHF. C'è molto spazio. Sì, sì, c'è la TV. In realtà Parma sono assegnati anche al TV, ma non te lo possibile. C'è tipo Teletaro. Sono andati anche di porta in porta a chiedere ma la prendete oppure questi che quelli diciamo cazzo vuoi se veniamo su proviamo a sintonizzare si creava anche relazione con gli abitanti del quartiere anche pubblicità sì andate a un po' messo con la telecamera le dici finché non chiamano la polizia convinti che gli vuoi fare la pensione va bene No, ma in un paesino proprio più di 4.000 abitanti in un paese secondo me a livello mediatico in un paesino così se uno riesce a farla funzionare sì, salvi la testa a 4.000 persone magari non trasmette le cose che trasmettiamo noi a Bologna no è chiaro che ci vuole consiglio almeno io consiglio anche perché noi poi in 100 giorni quindi sotto l'amministrazione comunale magari mezzo a 300, a 400 video ce n'è una veramente un cioè a parte ma già le storie di Gianci non è che insomma viviamo un paese dei fratelli Cerri quindi a me è voglia cioè noi abbiamo con l'istituto Parli abbiamo una relazione ci hanno passato i materiali loro sì un po' di la voglia la città c'è ancora diciamo o vi consiglio un video si intitola Lungarno se lo avete scaricato è bellissimo intervista 1 partigiano toscano, preso per caso, proprio questi ragazzi che stanno facendo il social forum, no? Hanno iniziato a far chiacchiere con questo tipo qua, è eccezionale, incredibile. Ed è un video che quando l'hanno visto quelli dell'Istituto Pari di Bologna, che è l'Istituto della Resistenza, sono rimasti commossi con la bocca aperta, magari i nostri vecchi, i nostri partigiani fossero comunque. Poi parlato tutto in toscano, ma dice che c'è cioè, un'analisi di una lucidità incredibile, di una... Ci chiamavano i Belli. Mi dice per i porci tutti quelli
adesso anche video con l'Elica, per esempio, sono carini. Sono entrato un paio, questo qui che ho fatto l'ultra, e un altro che invece è arrivato dentro. C'è un altro io? Sì, lo vedo. No, no, il terzo. Potrò quello della reazione. Sono buffo perché all'uscita dal centro sentivo due che parlavano e uno che chiedeva all'altro, ah, ma se mi dai l'indirizzo che mi scarico il video, ah, ma l'ho mandato su oggi, fa il tipo, io non conoscevo nessuno di questi che stava parlando. Però allora, ma dove l'hai mandato? Ah, sono in giro, ma figo, bello. L'avevo sistemato io la macchina stessa perché l'aveva mandato di 250 mega per 5 minuti, quindi l'avevo tirato giù, l'avevo visto, era detto cazzo figo, l'avevo ricompresso e poi rimandato su. E lì scambiamo un po' di cose da una situazione. Sapete che la gente è diverso, anche una ragazza di sera diceva che aveva scaricato il software da NGV, perché noi mettiamo su anche i code, i programmi player, un po' di cose. Un pacchetto completo. E questa senza conoscere comunque mi dice, no, ho scaricato da NGV. Comunque, tu c'eri. Ispezioni di internet che ho visto la fare, era la fai sì, sì, le scritte che c'era all'inizio, adesso non è un po' con le sigle. Sì, anche premiere. Quegli effetti. Oh, dai, ma comunque, io rubo, se c'è qualcosa invece prendi io rubo, non c'è problema. Sì, comunque, se già abbiamo un software, per esempio, o Premiere ovviamente che lo usa chiunque, Virtual Data, un piccolo programma che consente di fare piccole operazioni, però è rapidissimo, cioè clicchi sopra scatola, prendi il video e lo metti sopra scatola, mentre Premiere devi aspettare, carichi tutte le librerie, questo consente di fare tagli, compressioni, esportazioni, cose rapide, in particolare per le compressioni, anche acquisizioni, sì. Scaricarsi il driver per ogni telecamera. Sì, per le acquisizioni io per l'analogico andavo in digitale, ho dovuto trovare i codec su. Alla fine comunque ti sono Premiere, però per anche per ho iniziato a usarlo scaricando i film l'uomo ragno, cioè, quando erano un pochino più grandi. No, sì, per tagliare i titoli di testo sono io, non le faccio lo stare sul cibo. Poi però si usa un casino anche per fare piccole mascherature, se vuoi togliere il simbolo di Fininvest o di Rai. Per mettere qualcosa insomma, tipo un loghetto sopra il presidente. Anche per andare il Premiere o se no. No, io dico. Durante tutta la trasmissione. Durante metterlo lì a ci vuole un mixerino. No, non lo mettiamo. No, mica se è meglio mettere tipo il sito. No, di solito con un mixerino. O il numero di telefono, anche se quanto ma adesso su eBay però se la distribuzione non ce la siamo usare perché credo che io spero che sia un programma che prende su pressione però sul testo se qui ti rimane su. Beh, anche Virtual Dub lo fa. Ah, sì, se non vedi lo che salvi e resiste. Virtual Dub non è un player. No, però se fai un montaggio tuo... No, se tu vuoi mettere un logico lo metti. No, io intendo proprio... Però non puoi farlo su tutta la trasmissione. Intendo lanciarlo. Capito cosa intendi? Una questione di tempo, era fuori di sicuro più... Siccome c'è già, io volevo sapere informati con la Ah, per metterci il sito così lasciare sempre lì ah no per fare regia live con lo so comunque io per esempio cioè, prima lo usavo in maniera su Premiere ho iniziato a prendere un po' mano invece fa un montaggio di
la commedia, la fatrice di annunciare Bologna, la commedia è in ripresa per tutta la durata, qui avevo tre linee audio e tre linee video da montare, quindi ho dovuto per forza imparare una serie di cose, però si lavora bene integrando diversi programmi, perché se la Premiere usare Photoshop per la maschera, per l'azione, eccetera, eccetera. Ho usato anche dei programmi di morphing, perché Premiere non ha effetti del genere, però tu usi un programma di morphing che poi importi l'altro, che fluisce, quasi questi sono programmi come After Effects, complessi, sono difficili. Abbiamo fatto quello, certo serve qualcuno che si muove ogni tanto. Uno che si muove è l'artista. Però sì, alla fine comunque guarda, le tecnologie adesso usano, ci si dice che una volta trasmettere, sai che noi che ci vivono tre canali, capisci? Però dai morti, cosa abbiamo? Per tutto il resto abbiamo i però però il Livorno è stato fermo in pandemia perché non c'è un altro che ce l'ha da noi, è sempre stato molto bravo, anche se però noi con le immagini siamo posati su un altro, no, ma lui adesso ho cercato, fate vedere un po' anche quello che c'è sul sito di Telescritto, ho gestito più da offerti, noi interveniamo la parte tecnica, Daccio, che stai
meglio. Sono poi. Smette se poi ti vuoi, leggi tutto e c'è. Sempre c'è la scala. Sì, sì. Giochiamo il buono locale. Dall'altra parte, un po' posto, cioè, più quando la mica lo mette di avanti, un po' Più gente aumentano le fonti, sì,
E poi, ovviamente, poi io raccolgo il 10%, il 10% riesce subito, divento io un ulteriore. Va bene che si c'è scritto dove ho letto, si è qua, va bene il numero di utenti, perché le risorse per ogni utente non sono tantissime, perciò per ogni utente deve essere grande. Non è che ognuno deve segnare un pezzo della propria banda. Vabbè, è normale, cioè, dal momento che dal momento che scarichi di... Ma sì, ma la banda di uscita comunque è quale centro. Guardate, per esempio, la mia macchina in questo momento sta condividendo banda per rilasciare i video che vedete. Con l'apertura di due client, di due diversi programmi, di P2P, Winamax e Bull, io non condivido, infatti non condivido l'onorario, condivido tutti. Per cui do una mano ai server e quindi ad altri che vogliono prendere, invece che altri server prendono da lì. E nel momento in cui altri iniziano a scaricare, non so, quando tiro fuori con certi video, non so, quelli di genere, particolari, vedi che ci sono veramente tante persone che quindi quando sono tante le posizioni, certi programmi cominciano a prendere da sé. Cioè, se leggete Stripsi, per esempio, non ho connessione a banda, tenessero i copi dei seriali in condivisione, faciliterebbe la condivisione stessa. Cioè, contemporaneamente li puoi trasmettere, però mentre li trasmetti diventi anche l'esposizione. Tanto non c'è incrocio di risorse, perché da una parte esce il suo video, dall'altra invece deve essere il suo video. Con qualche copia verrà una almeno fuori da scegliere, no ma dico i primi 300, adesso siamo già a 340 circa, è stato fatto quanto tempo? Iniziato allora, diciamo che nel 2002 abbiamo cominciato concretamente. Abbiamo iniziato subito dopo, cioè proprio il primo materiale è stato pubblico. Il primo progetto di Massima era prima del dicembre di la proposta a 4-5. Nell'inizio del 2002 ha cominciato la posizione del sito, iniziamo a lavorare. Lavoriamo su, come dicevo, il server, che sono gli FTP, poi però c'è un server che tiene l'archivio vero e proprio, quello testuale, dove ci sono tutte le descrizioni, i sinossi, i dati relativi ai video, stanno su isola della rete, che è il server più o meno dei centri sociali. C'è 270 siti di centri sociali collettivi e associazioni. Sei isole centri. Ma io come Mirro solo server, no, lo so, però... no, uno addirittura è a casa di uno dei nostri che c'ha questo filtrato che tiene Niobe, che è una macchina per chi sta scopando, che è meglio che vada lì, che va molto per paradosso, chi è fuori fast web fa più difficoltà a scaricare. No. E questa è una cosa che dico, se avete problemi nello scarico, allora prima di tutto lo dico per esempio, si può scaricare dal web, se va bene, però è meglio scaricare con un client FTP, tanto i server sono aperti, un client FTP fa un collegamento diretto sulla macchina e ti trovi tutte le cartelle, puoi prendere anche 20 video di scaricare e ti dà la possibilità di fare il resume, se si interrompe, purtroppo succede, si interrompe il trasferimento, lui dici di nuovo, continua, lui ripiglia dal 70% del tuo link. In questa maniera nel giro di una settimana, veramente una DSL, potreste, magari una settimana no, però un po' di più potreste riuscire a scaricare tutto quanto. Potevamo stupirvi con le sue parole, però c'è un piano di abbiamo anche un po' di cavalletto, non vedo più questo, proprio
centri sociali passano tutto, ci speriamo, sono video ripresi. Ripresi lo spettacolo solo il tipo il teatro polivalente di Bologna. Avevo una scala di scrivere, saranno centinaia. Tutte delle riprese di spettacolo, il teatro e performance. Thank you.
per i nostri CD. Andiamo a bere la gara che qua chiude mezzanotte.